grazie, dunque. Grazie. La mia sarà una chiacchierata informale, una chiacchierata dove vi trasferirò soprattutto i ricordi che mi ha tramandato Fernanda Gattinoni, e dall'altra parte vi parlerò degli ultimi miei 35 anni di lavoro, in parte da Valentino e dopo gli ultimi 30 da Gattinoni. Dunque, il sincronismo tra moda e cinema o teatro esiste da sempre. La Gattinoni mi raccontava che quando lavorava, quando era Mademoiselle da Molineux, prima a Londra, poi a Parigi, venivano le attrici americane tipo Mae West o Claudette Colbert o Barbara Stanwyck e chiedevano, facevano una scelta di abiti e chiedevano degli sconti formidabili. Il baronetto Molineux diceva assolutamente no. E le attrici ripetevano che invece negli Stati Uniti le Maison Adrian o Worth erano assolutamente molto più moderne in questo senso e avevano capito l'importanza della pubblicità attraverso il cinema e i ritorni che da questo potevano nascere, e facevano dei grandi sconti. Ma Molineux e tutte le case di moda europee non erano ancora avvezze a questo sistema, che viceversa dagli anni 70 in poi è dilagante. Arriviamo agli anni fine 20-30, quando a Roma Montorsi, la sartoria Montorsi, vestiva Maria Denis e le sorelle Botti Isa Miranda. Quindi pensate da quanti anni esiste questo binomio, addirittura dal tempo del cinema dei telefoni bianchi. Arrivando quasi un po' più avanti al dopoguerra, per esempio all'esperienza di Fernanda Gattinoni, che aprì il suo atelier nel 1945 a Roma, a Via Veneto. Dunque, una cosa, noi spesso leggiamo nei libri di storia della moda, vediamo le immagini, leggiamo Ava Gardner era la cliente preferita, delle sorelle Fontana piuttosto che di Carosa, piuttosto che di Schubert. Ma non è vero niente. Non è vero niente, perché Ava Gardner andava dalle sorelle Fontana, da Schubert, da Carosa, dalla Gattinoni. Queste grandi attrici che venivano a Roma a girare i film, perché Roma era una, a Roma si faceva una cinematografia economica, erano assolutamente infedeli, assolutamente. Vivevano i loro soggiorni romani girando gli atelier, ma tutti. Quindi Linda Christian, che fa l'abito da sposa e corredo da sposa dalle sorelle Fontana, famosissima, e devo dire che quella è stata una delle prime grandi immagini della moda italiana negli Stati Uniti e in tutto il resto del mondo. Però quando rientrò dal viaggio di nozze andò prima da Schubert e poi da Gattinoni a fare degli abiti. Quindi l'infedeltà di queste grandi attrici era ai massimi livelli, ma è anche giusto tutto questo. Diciamo che il grande successo del Made in Italy degli anni primi 50 deriva proprio da questo, dalle grandi attrici americane soprattutto, che venivano in Italia, venivano fotografate dai giornali americani, dalle copertine di Harper's Bazaar, dalle copertine di Vogue, di Elle, e venivano fotografate con gli abiti italiani. Cosicché nel resto del mondo cominciarono a sapere e a farsi strada i nomi degli stilisti italiani. Questo fu uno dei primi veri grandi successi e di grande divulgazione
del mondo del Made in Italy, tant'è vero che poi negli anni 54-55 tutte le ricche signore americane, mogli di industriali o di governatori eccetera, venivano in Italia e non in Francia, non più in Francia, per farsi gli abiti ricamati, verdolini, rosellini, lilla, dei loro colori preferiti. Ma preferivano venire in Italia perché, innanzitutto perché i prezzi erano leggermente più bassi che non a Parigi, e poi perché in Italia gli stilisti italiani avevano un approccio più facile. Le maison italiane avevano sicuramente un approccio più facile che non entrare dal Gran Dior, Scherrer, eccetera. E poi perché questi abiti venivano fatti veramente bene, con grande maestria ed in pochissimo tempo. Perché appunto mi raccontava sempre la Gattinoni che queste signore venivano in Italia per fare il giro del nostro paese in 10 giorni, e in 10 giorni gli veniva fatto il corredo e gli venivano consegnati gli abiti. Torniamo però al nostro cinema. Allora, la Gattinoni già nel 47 realizzò e disegnò i film per quel cinema di quel cinema d'amore che era quello con Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson, Il padrone delle ferriere, Ritorna, Storia di una suora, ed erano rapporti con la produzione cinematografica, rapporti dove la produzione naturalmente pagava gli abiti che venivano fatti per l'attrice. E così anche per Veleno del 47 o 48 con Isa Miranda, e poi il rapporto con il teatro. Nei Parenti terribili di Visconti la Gattinoni vestiva la Lola Braccini, e tutte le commedie a teatro di Olga Villi, e ancora Lauretta Masiero negli spettacoli, nelle riviste d'apporto negli anni fine 40-50. Poi arrivò la grande amicizia e il grande rapporto della Gattinoni con Ingrid Bergman nel 1950, quando la Bergman sposa Rossellini, e veramente la Bergman non mette mai le corna alla Gattinoni, se non in pochissimi casi. Anche perché nacque tra queste due donne una grande amicizia, tanto che la Bergman chiamava la Gattinoni Memi, ma Memi non soltanto per il fare carino che aveva la Gattinoni, che pur essendo una donna di ferro sapeva con le clienti essere dolce, aveva due facce, due aspetti. Quando si apriva la porta dei laboratori e dell'atelier era terribile, quando si apriva la porta del salotto e del camerino di prova era uno zuccherino. Questo succedeva a molte, molte stiliste creatrici di moda di quegli anni. Quindi costruì con questa donna un rapporto di grande affetto, tanto che passavano le vacanze estive insieme. Molto spesso la Bergman fu ospite della Gattinoni nella villa della Gattinoni a Sabaudia, eccetera, e lì fecero un lavoro stupendo, perché tutti i film di Rossellini e della Bergman erano targati Gattinoni. E poi dopo il rapporto, finito il rapporto con Rossellini, la Gattinoni continuò a vestire la Bergman in Anastasia e ancora in Fiore di Cactus, in molti altri film fino al 1968. Torno a ripetere che erano rapporti dove l'atelier faceva un prezzo di riguardo alla casa di produzione, ma esisteva un pagamento. Arriviamo al 1957, quando alla Gattinoni la produzione Dino De Laurentiis chiede di realizzare insieme a Maria De Matteis i costumi per il film Guerra e Pace. Beh, Guerra e Pace fu un po' il biglietto da visita poi che restò
per Gattinoni, perché la Gattinoni inventò uno stile impero per Audrey Hepburn che non era lo stile impero che avrebbe fatto una sartoria teatrale. Era uno stile impero portato a quei giorni, a quel periodo. Era uno stile impero, tra virgolette, moderno, rivisitato, sdrammatizzato. Non era lo stile impero della Bonaparte, non era lo stile impero che avrebbe fatto, pur meraviglioso, Tirelli o un'altra sartoria. Era uno stile impero moderno, come se quel film, lo stile di quel film e di quegli abiti fosse nel 1958. Quindi inventò uno stile nuovo, uno stile impero nuovo, tanto che gli valse la nomination all'Oscar e fu la prima volta che gli Award di Los Angeles davano una nomination ad un creatore di moda e non a un costumista, peraltro non americano. Chiaro che Fernanda Gattinoni cavalcò questo stile e lanciò lo stile impero che insieme agli abiti drappeggiati resta poi per tutta la sua lunghissima carriera lo stile della Maison. Ma andando avanti abbiamo tantissimi altri film realizzati appunto da perché noi abbiamo questi abiti, alcuni di questi abiti che ancora esponiamo, che abbiamo visto per esempio nella mostra di Gattinoni e la Hollywood sul Tevere lo scorso anno, che è una mostra itinerante che sta girando l'Italia, che è stata a Bangkok, che ora andrà a New York il prossimo giugno. Perché abbiamo questi abiti? Ve lo siete mai chiesto? Li abbiamo ripresi? No, perché Dino De Laurentiis pagò a cambiali i 120 abiti del film e non pagò tutte le cambiali. Così la Gattinoni, o chi per essa, si fece ridare indietro alcune ceste degli abiti di quel film. Purtroppo non tutte, soltanto tre, nelle quali ceste c'erano, tra gli altri, le due copie del famoso abito del ballo e qualche altro abito, anche due abiti, perché si facevano le copie, erano sempre due, di un abito di Anita Ekberg. Dopo quell'episodio ci fu Fraulein Doctor con la regia di Mario Soldati e ancora alcuni abiti per Bartolucci e poi a teatro La Monaca di Monza, sempre con la regia di Visconti, dove la Gattinoni vestì la Lilla Brignone, e poi arriviamo alla fine degli anni 70 con Charlotte Rampling nel film Rebus di Maurizio Guglielmi e poi i film di Celentano ed Edwige Fenech, Cuore matto e via discorrendo. Quindi l'abbinamento cinema e moda fu veramente un sodalizio importante. Con l'andare del tempo si trasformò, ma anche moda e pubblicità, perché quante pubblicità eleganti, chic, glamurose sono fatte con gli abiti delle collezioni? Tantissime. Se voi vedete per esempio l'ultima pubblicità della Lancia, quella che ancora compare negli spot pubblicitari, veste gli abiti di Alessandro Dell'Acqua, oppure la pubblicità dei profumi. Le pubblicità dei profumi vestono gli abiti chiaramente della Maison che ha il profumo. E tantissime, tantissime pubblicità, ma non solo così glamour e importanti, anche pubblicità meno importanti dove c'è la maglietta o il pullover di Liu Zhou o la giacchina di Ferrone. Quindi esiste proprio un fil rouge tra cinema, televisione e pubblicità.
Ancora oggi collaboriamo con il cinema, ora per esempio stiamo preparando degli abiti per la Ferilli che interpreterà un personaggio popolare di una eroina del 1850. A proposito di eroina, in questo periodo sono molto vicino al XIX secolo, dopo aver studiato per un anno tutto il percorso della mia mostra che è a Palazzo Altemps e che sta andando molto bene, che ha avuto un buon successo di critica e ora sta avendo un buon successo di pubblico. Anzi, io esorto i giovani che sono qua oggi ad andarla a visitare, tra l'altro per le scuole non si paga, perché è veramente un excursus di stilisti molto importanti, da Schubert del 1949 fino agli abiti recenti di Scognamiglio piuttosto che di Albino o di 6267. Questo è un po' il mio racconto di moda e cinema. La nostra mostra Fernanda Gattinoni e la Hollywood sul Tevere sta andando avanti, ma non è una mostra di Fernanda Gattinoni e della sua attività. Io non volevo farne una mostra generica su una stilista. Io volevo fare una mostra che di 5 ritratti di donne, che sono appunto Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Lana Turner, Kim Novak e Anna Magnani. 5 ritratti di queste donne e il loro rapporto con Fernanda Gattinoni. Il loro rapporto di donna ed il loro rapporto di attrici. Se voi vedete la mostra tutta insieme, vedete come sono diversi gli stili di queste donne, come sono diversi per esempio gli abiti di Lana Turner che Fernanda fece per Madame X o per Malibu Party, dagli abiti di Anna Magnani. Gli abiti di Lana Turner erano abiti molto frufru, molto sexy, molto lavorati, molto drappeggiati, molto ondeggianti. Gli abiti di per Anna Magnani che Fernanda vestì dal 1946 fino al 70, di cui in archivio ne abbiamo più di 40, perché li abbiamo poi alcuni ricomprati, altri ci sono stati donati da Marisa Merlini prima, perché gli abiti smessi della Magnani venivano allargati e venivano donati dalla Magnani a Marisa Merlini. O dalla figlia di Marisa Merlini. E vedete proprio la differenza di come la Gattinoni interpretava queste due donne, o Kim Novak e Ingrid Bergman. Anche Kim Novak, un'immagine di donna molto glamour, molto sexy, abbastanza pulita nelle forme, ma assolutamente scoperta, assolutamente imperiale quasi nella sua bellezza, mentre Ingrid Bergman aveva uno stile molto elegante e molto rigoroso. Quindi, guardando e osservando la mostra, che tra l'altro tornerà a Roma per 15 giorni l'anno prossimo, vedete proprio come una creatrice di moda, perché le donne o gli uomini di quel tempo e di quel periodo non si chiamano stilisti, si chiamano creatori di moda, avevano un occhio, una mano e una sensibilità diversa nel vestire quell'attore o l'altro attore a secondo della propria personalità, della propria sensibilità o del film che andavano ad interpretare. Fernanda Gattinoni fece per esempio famosa per essere comunque una creatrice molto femminile, fece uno smoking per Marlene Dietrich
per un film su sulla storia di, adesso poi mi verrà col tempo, uno smoking durissimo, uno smoking quasi maschile, dove Marlene Dietrich fa una piccola parte e canta una canzone vicino a un pianoforte, uno smoking veramente super maschile. Eppure Fernanda Gattinoni era nota e famosa per essere una sarta iperfemminile e con una sensibilità molto, molto elegante. Quindi questo rapporto cinema e moda, pubblicità e televisione continua, seppur oggi nel degrado, nel grande degrado che c'è tra la moda e la televisione. Perché in televisione vediamo una moda brutta. Vediamo, ahimè, alle 10 di mattina già abiti di paillette bluette e alle 5 del pomeriggio proprio vediamo abiti lunghi con spacchi pazzeschi ricamati d'arancio. Cioè, veramente quello per me è il degrado della moda. Molti stilisti di oggi dovrebbero darsi una regolata nello stoppare il passo e nel fare delle cernite, nel vestire soprattutto dei personaggi che gli assomigliano in delle occasioni adatte al loro stile, perché non si può trasmettere. La televisione è un po' come Non è mai troppo tardi, vi ricordate la trasmissione del maestro Manzi? La televisione deve trasmettere stile, deve unificare uno stile in noi italiani, anche se oggi siamo tutti bravissimi nel vestirci benissimo. Però la televisione deve trasmettere delle immagini di stile italiano positivo. Non possiamo vedere alle 9 di mattina mini abiti di paillette azzurre. No, quello è veramente, dà un'immagine all'Italia di cattivo gusto e non ce la meritiamo. Grazie. Cinque star del cinema mondiale ai tempi della dolce vita: Ingrid Bergman, Lana Turner, Kim Novak, Audrey Hepburn e Anna Magnani. Cinque stelle legate da un solo grande nome della moda di ieri e di oggi: Fernanda Gattinoni. Questa mostra vuole celebrare Fernanda Gattinoni e raccontare il periodo meraviglioso della Hollywood sul Tevere, il decennio tra gli anni 50 e gli anni 60, attraverso cinque star internazionali, cinque icone del cinema mondiale, soprattutto attraverso gli abiti che queste signore hanno indossato nella loro carriera meravigliosa. E raccontano questi abiti l'alta sartorialità, l'alto artigianato che è racchiuso nelle creazioni di Gattinoni, come ad esempio in questa creazione in velluto con intarsi in taftà, o in questo indossato dalla Kim Novak nel 53 in pizzo chantilly, anch'esso un virtuosismo sartoriale. Ma il pezzo caldo di questa sala è esattamente da questa parte. Questo è l'abito che nel 1957 Kim Novak indossò durante un galà del Festival di Venezia. La Kim Novak era una cliente, una donna molto esigente. La storia di Fernanda e il cinema scorre su due binari paralleli. Fu l'amicizia con Roberto Rossellini che fece conoscere a Fernanda Ingrid Bergman appena arrivata a Roma, e Fernanda iniziò a costruirgli un'immagine che fosse un'immagine italiana. Quelli erano anni particolari dove un atelier di moda non era soltanto una sartoria, era un po' un salotto dove si incontravano artisti diversi, attori, attrici. L'atelier era un centro di idee oltre che di cultura, da cui nascevano collezioni speciali, da cui
nasceva il vero Made in Italy. Nella sala dedicata all'icona dello stile internazionale Audrey Hepburn, l'abito che l'attrice indossò nel film Guerra e Pace. Siamo nel 1955. La diva sfoggiò questa meravigliosa creazione nel Colossal e da allora la Fernanda Gattinoni trasse ispirazione per lanciare lo stile impero nella moda. Le donne importanti che frequentavano l'atelier in quegli anni si lasciavano un po' consigliare e si aprivano, raccontavano a Fernanda i loro crucci amorosi, per esempio, o le difficoltà che incontravano nel lavoro. Audrey Hepburn, per esempio, era chiamata in atelier la perfettina. La perfettina perché era una donna molto risoluta, molto organizzata ed era capace di stare mezz'ora con tutte le sarte intorno per decidere la lunghezza di una manica. Nella sala dedicata a due star indimenticabili, assidue frequentatrici dell'atelier Gattinoni come Lana Turner e Ingrid Bergman, abiti che raccontano perfettamente l'alto artigianato, l'alta sartorialità della Maison, i drappeggi a canestro, i drappeggi semplici, che ci raccontano perfettamente lo stile inconfondibile di Gattinoni. Ad esempio l'abito indossato dalla Natale nel film Lo specchio della vita, ma non solo drappeggi, anche ricami. Never know how much I love you. Never know how much I care. Sull'abito indossato da Ingrid Bergman nel film Fiore di Cactus, siamo nel 1968, preziosi cristalli di rocca ricamati sul raso Duchesse. Oltre a fare il guardaroba per la sua vita privata, la Gattinoni iniziò a collaborare ai film di Rossellini, di cui era interprete Ingrid Bergman, quindi Europa 51, Siamo donne, Strombo. Quindi sia nella vita che nel cinema la Bergman, per tutto il periodo in cui visse a Roma e anche dopo, si vestì Gattinoni. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Lo stile Gattinoni non si può descrivere in poche parole, bisogna dividerlo per decadi. Ci furono gli anni 50 dove Fernanda lanciò il drappeggio e il drappeggio fu la chiave di lettura delle sue collezioni. Poi gli anni 60 con il lancio della linea Impero fu la prima in Europa a tagliare gli abiti sotto il seno e a dare una linea fluida, quindi uno stile rigoroso fatto di preziosismi, fatto di lavorazioni, fatto di una grande, immensa ricerca nel ricamo, ricerca di disegni e ricerca di materiali. That's how you stay. Chiude la mostra la sala dedicata ad una diva tutta italiana, Anna Magnani. L'indimenticabile Nannarella amava indossare piccoli abiti neri. Fernanda Gattinoni realizzò per lei un'infinita collezione di piccoli abiti neri da indossare in ogni occasione. La grande amicizia con Anna Magnani che durò tutta la vita e poi le attrici italiane da Silvana Pampanini a Gina Lollobrigida. Unforgettable. Fernanda viene a mancare nel 2002, ma la Maison, con la direzione creativa di Guillermo Mariotto, continua tuttora a produrre collezioni di alta moda di prêt-à-porter, affiancate più recentemente da linee di accessori e complementi di arredo. Molte collezioni con tanti articoli, con tanti oggetti che portano il nome Gattinoni e che vengono creati qua nell'atelier storico, nella Maison, che è stata un po' il fil rouge di tutta la nostra storia.